È perché è un movimento che ci ha fatto tornare nella piazza, con la voglia di esserci e di far vedere che ci siamo e che si deve contare qualcosa. Fiera di essere antifascista, democratica, antirazzista, solidale e libera. Le sardine riempiono piazza San Jacopo ad Arezzo, questa la location scelta dal movimento per l'appuntamento aretino. Il maltempo non ha spaventato chi vuol aderire appunto a questa iniziativa. Perché essere qua stasera? Perché sono contro Salvini. Cioè, chi manifesta contro di lui, io aderisco. Proprio sono completamente giocati su sta paura che al popolo, ma non c'è niente dietro, ecco. La manifestazione è iniziata con una ragazza che ha letto il brano Manifesto delle sardine toscane, poi spazio agli articoli della Costituzione. Vi inonderemo, saremo alta marea. Mare aperto e banco unito per chi crede nell'uguaglianza, nei diritti sociali. Il 27 gennaio, giornata della memoria, è vicina e allora sono stati letti anche alcuni brani per ricordare la Shoah. Proprio ad Arezzo, perché anche ad Arezzo vogliamo alzare la nostra voce e farci sentire alla politica, tutta la politica, tutto l'arco degli amministratori della cosa pubblica, perché secondo noi ci sono dei valori che stiamo perdendo di vista lentamente, e non stiamo parlando di valori che fanno bene a una parte piuttosto che a un'altra, stiamo parlando di quello che ci accomuna di più, del rispetto dei principi della Costituzione. E se ci sono tante persone che vogliono manifestare questa mancanza, che hanno bisogno di dire che questi valori vanno ricercati, riacquisiti, probabilmente un motivo c'è. Alla fine in piazza San Jacopo arrivano in circa 600 per ascoltare cosa hanno da dire le sardine. Non vuol dire essere in un partito politico, fare politica, è un modo diverso per cominciare a fare, dire qualcosa di diverso da quello che si sta propagando nella società italiana di oggi. E partecipare proprio senza bandiere fa capire quanto sia un movimento umano, umanitario, da esseri viventi e senti e facente parte dell'essere umano. Beh, è molto importante essere qui oggi in piazza per un semplice motivo. In tanti dicono che le sardine non hanno proposte, non hanno idee, e più che altro si rivolgono ad un pubblico che principalmente dovrebbe odiare una persona sola. In realtà le sardine sono sia contro l'odio sia contro le proposte di violenza e odio, ma prima di tutto qui in piazza oggi ci sono associazioni, ci sono personalità singole, personalità collettive che vogliono mandare un messaggio ben preciso. A tutti i livelli politici basta discorsi legati a mera propaganda, basta discorsi legati a mera questione di porre un uomo singolo al comando. Vogliamo essere ascoltati. Sfidando la pioggia, il grido di Arezzo si slega, i partecipanti rimangono fino alla fine e con Bella Ciao le sardine salutano Arezzo.